Quest'anno, oltre che essere di fine anno, ha anche un significato particolare. Io posso dire innanzitutto che ritengo importante aver raggiunto quello che ho sempre considerato un obiettivo fondamentale del mio governo, e cioè di arrivare alla conclusione ordinata della legislatura. A qualcuno di voi può sembrare una mania questa della conclusione ordinata della legislatura, in effetti è un po' una formula. Però c'è di mezzo la Costituzione, innanzitutto, che prevede che le legislature abbiano una certa durata. Il mio governo, come sapete, ne abbiamo parlato un anno fa, era quasi impossibile immaginare una seconda conferenza stampa un anno dopo, era nato un po' più di un anno fa in circostanze molto difficili: la sconfitta del referendum, le dimissioni del presidente Renzi, le difficoltà emergenti nella maggioranza e nel mio stesso partito. Non abbiamo tirato a campare. Io c'avevo lui davanti. Che l'Italia non si mette in pausa. Sarà il presidente Mattarella a dettare i tempi e i modi dei prossimi passaggi istituzionali. Gli italiani sanno che nelle prossime settimane i riflettori saranno puntati sulla campagna elettorale, come è giusto che sia. Ma io vi assicuro che il governo non tirerà i remi in barca. Nei limiti fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dalla prassi, il governo governerà.